Nello spirito della sua lettera pastorale Visitare i carcerati, che richiama l'omonima opera di misericordia, l'arcivescovo metropolita di Napoli, il cardinale Crescenzo Sepe, ha tenuto l'ultimo incontro dei dialoghi con la città all'interno degli istituti di pena. Questa mattina l'arcivescovo ha fatto visita al carcere femminile di Pozzuoli per incontrare una rappresentanza di detenute. Accompagnato dal vicario episcopale per la cultura, Monsignor Adolfo Russo, ha visitato anche gli spazi dove le detenute lavorano alla produzione del caffè. Si è respirato un clima veramente di profonda comunione, insomma, tra quelle che possono essere anche le istituzioni, la Chiesa, cioè questo comune sentire per il bene di queste nostre sorelle che sì, hanno sbagliato. Ho visto anche la consapevolezza di volersi redimere per poter iniziare una nuova vita. E tutti qua, dai cappellani, dalle guardie, eccetera, direttrici, tutti volontari voi, tutti che contribuiscono ad alleviare la sofferenza del momento presente e soprattutto prospettare una speranza per il futuro. L'incontro è stato animato dal gruppo orchestrale del maestro Luigi Grima, che si è esibito nel teatro del carcere, dove poi il cardinale ha ascoltato le testimonianze delle donne. La direttrice Carlotta Giaquinto. È stata una gioia immensa, è stata una gioia immensa averlo qui perché le detenute lo sentono come persona vicina, come autorità della Chiesa, ma anche come persona che scende vicino ai semplici, che sa parlare con loro. E quindi è stata una bellissima esperienza, una grande gioia averlo qui e soprattutto ci ha dato anche delle parole di conforto che è sempre bello avere, soprattutto in prossimità delle festività natalizie.